Benvenuti amici, io sono Salpimpos, oggi ritorniamo su 100 Years, continuiamo la vita di Gigetto. Allora, il nostro Gigetto è diventato un comico professionista. Quindi, l'altra volta ci siamo lasciati agli anni 50, continuiamo, andiamo agli anni 51. Forza, vediamo. Giustamente, giustamente direi. Allora, il nostro Gigetto è partito in aereo. Turbolenza. Gigetto, non ci lasciare qui. Addirittura! Ma Giampo dove? Ma che c'è il paracadute? Giampo? Gigetto, non ci lasciare agli anni 51, per favore. Mi Giampo pure io e ci vado a morire. Il paracadute la. Che cosa? Che sei precipitato? Sei vivo? Gigetto? È vivo, attenzione! Non si sa come, è precipitato, è caduto in mare, però a quell'altezza si sarebbe dovuto sfracellare per terra, cioè in mare, però non è successo, quindi va bene così. Pensa ai genitori, solo, soletto, abbandonato, sbarcato in un'isola deserta. Il nostro Gigetto naufrago. Oh, andiamo a cercare la legnetta, forza, no, andiamo a caccia. Gigetto da comico ha sopravvissuto. Noci di cocco gigantesche. Niente, non ce la fa. Il nostro povero Gigetto non riesce a procurarsi del cibo. Attenzione, gli indigeni. Help, oppure, non lo so. Help. No, non sono stato io. È stato il gattino dietro. Niente. Fatto, abbiamo fatto amicizia. Salve. Oh, mi hanno dato da mangiare. Nuova vita per Gigetta. Andiamo a fare l'indigeno. Forse 53, livello 53. Play. Ok, sembra un altro gioco. È un gioco di sopravvivenza. Ok, quella va a caccia e io mangio a scrocco, giustamente. Non è che potresti insegnarmi. Join the training, infatti. Insegnami qualcosa così sono d'aiuto in qualche modo. Tac. Bra, preciso, proprio dritto in faccia. Sui denti. Allora, come mirare alle noci di cocco? Tendi l'arco. Attenzione. Gigetto, non cadere ogni 3x2, però. Come? Sta imparando a scalare. Dopo un anno, addirittura. Sono passato un anno lì. Ma no, il lupo che c'entra? Scusa, ma che ti vuoi mangiare il lupo? E si mangia anche il lupo. Oh, guarda lì che omaccione che è diventato il nostro Gigetto. 56 anni. Già è arrivato a 60 anni il nostro povero Gigetto. Play, forza, Gigetto, non ci morire sull'isola, per favore. Ok. Andiamo a pesca. Pensi alla città. Ma forse è meglio l'isola, sai? Hai trovato pure moglie. Che vuoi di più alla vita? La stai oppure lì? Ah, peccato. Cioè, guardando video possiamo stare qui, altrimenti ce la dobbiamo andare. Mi sa che ce la dobbiamo andare, perché la connessione è staccata. Ma come? Mi ero ambientato qui. Costruisco una barca, oppure ci vado a nuoto. No, no, costruisco una barca. Che ci vai a nuoto? Gigetto, ma che cos'è? Ok, costruiamo una zattera. Vai che il nostro Gigetto ha imparato anche a costruire le barche. La zattera, fatto! Senza remi, senza nulla, in balia delle onde. Bravo, Gigetto, non sai manco costruire una zattera. E ha negato. Mangiato dal pesce cane. Adesso si. Ma come? Ma come? Devo andarci a nuoto. Devo andarci a nuoto, ma veramente? Ma stiamo scherzando. Pensa alla città, ho capito. Ciao, papà, ciao. Leave. Leave. Swim back. Ci va, ci torno indietro a nuoto. Così vediamo se il pesce cane non mi mangia. Il pesce cane non mi mangia. Questi sono i dettagli del gioco. Va benissimo. Basta che sopravvive Gigetta, a noi va bene tutto. No, il pesce cane è sempre lì in agguato. Ma non hai nient'altro da mangiare. Il mare è pieno di pesci. Che è successo? Nave. Aiuto, uomo in mare. Mi hanno preso a bordo. Adesso andrò a fare praticamente il lavapavimenti in nave. Yeah, però adesso vediamo cosa succede. 58 anni per il nostro Gigetto. Che è cresciuto. Si è fatto un omaccione. Si è fatto un vecchio proprio. Gigetto, 58 anni è così vecchio. Che cos'è? Dov'è che per rottura si do low level? Dove siamo? Immersi di nuovo nella natura? Gigetto anziano che va in esplorazione.
qualcuno c'è già morto. Vado a sinistra con il coniglietto saltellante vivo, oppure a destra che c'è gente morta. Vado a sinistra con il coniglietto. La scelta più sbagliata di sto mondo, secondo me. Perché adesso mi porterà a qualcosa. È un piccolo orso. Ma dai, mi sembrava un coniglietto. Play the run away. E quello mi segue, ovviamente. Non esce un orso scemo. Ho fatto le scelte più sbagliate che potessi fare. No thanks. Allora, ce ne andiamo nella gente morta. Perché a seguire i piccoli orsi ci andiamo solamente a morire. Quindi, ecco, veloce, veloce. Andiamo nella gente morta. A me sembra un coniglietto, right? Ci vado a Salve, siete amici o ne... Sono fantasmi. Salve. Non mi fate del male, per favore. Sono un piccolo gigetto vagante. Vi do un po' di torta e un po' di tramezzini. Non che ve ne facciate chissà che cosa, però conta il pensiero. Ma sono svignata, gli sono piaciuti. Buono, l'importante è questo. L'importante è crederci di poterli mangiare, ma non li posso mangiare. Anni 60, già 60 anni il nostro gigetto. Forza gigetto, che siamo tutti con te. Play. Casino, no, non andare al casino che ti va a rovinare, gigetto. Lascia perdere. Lascia perdere il casino. Gigetto, sono i tuoi ultimi risparmi quelli. Non li bruciare così. Signorina, le dica qualcosa. Niente, stiamo giocando contro la signorina. E niente. Allora, che faccio? Giro. Una bella coppia d'assi. Che faccio? All in. Una coppia d'assi. Non credo che sia battibile con due carte. No, all in. Io non sono un giocatore di poker. Dugga, dugga. Che è? Che vuole? No, non voglio foldare io. Che... Gigetto, non lo fare. Vai call. Tizia, non mi fregare, eh? Non imbrogliare, perché io ho una coppia d'assi. Non mi prendete in giro. Triss d'assi. Ho vinto. Ho vinto. Che è? Che cos'ha stati? Non ha niente. Perché? Che aveva? Ha vinto lei. Che aveva un capo e un asso. Come ha fatto a battermi? Io non sono giocatore di poker, però dico, l'asso conta secondo me nella vita. No? Io ho 2-7, lui ha 2-6. Che faccio? Zero. Devo sbirciare le carte. Ah, devo tenerlo sul verde. Ok. Ho sbirciato. Da buon giocatore. Ok. Lei punta tutto. Io che faccio? E quello è felice. Ma io non è che so i punteggi qua. Ha puntato $1. Vabbè, io mi fido di te, GG. Non sono giocatore di poker. Allora, 2, 5, 9. 5. 7. Da come balla presumo che abbia vinto lui. Va benissimo. A me va basta che l'abbia capito lui, va benissimo così. Allora, 62 anni per il nostro gigetto. Ma la strada è finita. Come la strada è finita? Play. Come va oggi? Beh, qualche ciacchino, però dico. Si va avanti. M-Risk. Che mi vuole fare l'attacco? Pure. Ho un cancro al colon. Cioè io, lui, GG. Ma no, non è vero. Ma non è vero. Ma non è vero. Ha 2 minuti di vita. Il nostro gigetto. Ma come? Ma non ci credo. Si è visto passare tutta la vita davanti. È morto. Il nostro gigetto che si deve passare la vita davanti. Gigetto, non morirci. Dove stai andando, gigetto? Ehi,
cacchio? L'imimina Nola? Chi sei? Gigetto Rupo? Piccolo che parla? Prima mai. Turpa Dio? Para. Non ho mai Luna? Destai? No. Non ci voglio andare al buco. No, no, Gigetto, non ti buttare. Non lo fare. Non seguire i buchi. Bravo, Gigetto, non ti... Non mi... Che brutto essere, però. Ma non ci credo. È morto Gigetto a 62 anni. Net worth 53.000 dollari. Carriera commedia, comico. Forza 65%, felicità 30%, anni in prigione 6. Che vita di me ha fatto il nostro povero Gigetto, però è morto pure di cancro al colon. Ma che, rinasciamo, un altro personaggio, un'altra vita. Eventualmente potremmo rifare il gioco con la ragazza, con la bambina, no? Che ne pensate? Perché all'inizio possiamo scegliere sia il maschio sia la femmina. Infatti mi ha fatto rinascere automaticamente femmina. Quindi va benissimo così. Lei la chiamiamo Pinuzza. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video per iniziare la vita di Pinuzza. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo su Scary Teacher. Nuovo aggiornamento che aggiunge un altro capitolo. Vediamo che ha combinato. Che è? Stupid kids leaving their belongings everywhere. Che cacchio è? Una polvere magica. La polvere magica della maestra.